Se sai far bene alla spesa, il miglior ristorante del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata? Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme. Concorrenti già in postazione, come del resto la giuria che ormai conoscono tutti, Fiammetta Padda, giornalista enogastronomica. Poi abbiamo il nostro Riccardo Rossi, grazie, attore. Buongiorno, grazie. E immancabile anche Chiara Maci, blogger culinaria, che rivisita un po' tutto e ve lo mette a disposizione sul web. Poi abbiamo Paola e Andrea. Paola viene da Roma. Da Roma. Andrea viene da Genova. E prima però di conoscerli meglio, come sempre devono affrontare una piccola prova che non vi dà punti per la gara, però chi la vince sceglie il tema della gara successiva. Ok, quindi impegnatevi, è una gara di manualità. Crocchetta di patate. Non dovete proprio farla del tutto perché avete già gli ingredienti pronti, dovete impastarla, panarla e friggerla. È una prova semplice, però sono più fasi della lavorazione. Chi la fa meglio, più precisa, panata meglio e fritta meglio, vincerà questa piccola prova per partire, ok? Così ci scaldiamo. Avete 3 minuti di tempo. Via! Vi lascio sbattere, impastare, panare, scaldare e friggere. Io vi do qualche consiglio. Allora, prima cosa, evitate di mettere l'uovo anche dentro il composto perché l'albume gonfia in cottura e a volte rompe la crocchetta e poi dà troppa stabilità, così invece la patata si allenta un po' e diventa più cremosa la crocchetta. Poi, altra cosa, per facilitare il lavoro, lasciate la patata dopo averla insaporita, profumata, impastata in frigorifero, così si compatta, e poi quando la lavorate bagnatevi le mani, così non si appiccica. Poi farina, uovo e pan grattato. Bene, qua stiamo già sbattendo l'ovetto, l'uovo in caldo. Simone, noi abbiamo notato con piacere sì. Un'apertura di uovo con mano sola, una frusta presa al volo e non una forchetta, Fiammetta è tutta. Molto bene, ecco. Perché Paolo ha, anche se fa un tipo di lavoro completamente diverso dalla cucina, lui è vigile del fuoco, ha lavorato in passato, se non sbaglio, all'estero un anno in un ristorante, quindi diciamo non lo fa di lavoro, però ha un po' di manualità. Ma quindi qui abbiamo l'uomo preferito dalle donne, vigile del fuoco e che sa cucinare. Cioè, ragazzi, cioè le donne, se sono pazze di una categoria, ditemi se non è vero, è il vigile del fuoco che arriva dal gattino all'incendio per salvare il gattino sul ramo fino all'incendio, fino all'acqua pure. Ed è anche un bell'uomo. Ma a proposito di bell'uomo, buongiorno, sei signora. Sposato, fidanzato. Capito, io si chiede cucina uno spaghetto? Capito? Sono fidanzato con Maria Teresa da 8 anni. Da 8, allora è l'ora. Non se lo lascia scappare. È ora. E invece lei è sposata già con un... aspetta, li lascio lavorare perché mi sono accorto che non è facilissimo. Non è facilissimo, 3 minuti quindi sono li pochi. Distraggo subito in partenza. Vogliamo parlare di vigile del fuoco? No, vogliamo parlare di crocchette? Parliamo delle crocchette. Allora, le crocchette sono il contrario del supplì. Cioè, quanto è buono il supplì, quanto è sciocca la crocchetta. No. Che uno pensa sempre, che buono un supplì, la crocchetta. E la lascia da una parte. Ma infatti, se poi ci metti pezzettini molto di salume... Molto piccole, devono essere molto piccole, devono essere 1000. In modo da poter fare così velocemente. Allora, io ricordo... deve essere fatta con la purè. Esatto. Mi piace con la crocchetta di purè. Ecco, vi do un consiglio... ai miei assistiti, fatene anche solo una ma fatta bene, sì. Non importa farne tante, sì. 30 secondi e mi serve la crocchetta, quindi tuffiamola bene nell'olio caldo, entrambi sono in frittura, molto bene, bravi, adesso potete prepararvi la carta per asciugare il fritto e scolarli, 8 secondi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop al tempo, consegnare la crocchetta al sottoscritto, consegnare la crocchetta al sottoscritto, grazie,
lui fa anche la prova di presentazione, quella arriverà dopo. No, 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 la prendo io così, guarda, va bene così. È perfetta, sulla carta. Ah, avevi preparato sì. Bene, anche il sale. Allora, vediamo questi supplì. Io faccio il giro. Non sono supplì, Ricca. Lui, nel suo immaginario ci sono solo i supplì. Chiara. Sì. Lui. Riccardo. Dimentica il supplì. Sì, perché tu già hai capito che... Dimentica il supplì. Vabbè, devo dire, effettivamente sembrano più carine, sì. Organizzate meglio quelle. Posso? Sì. Vince Paolo. Andrea. Andrea. Paola Andrea. Allora, pasta alla puttanesca o pasta con frutti di mare? Pasta con frutti di mare. I frutti di mare sono l'ingrediente principale della prova di abilità. Frutti di mare, che siano cozze, lupini, vongole, cappesante, quel che volete. Quindi, vostra creatività, vostro gusto, 30 secondi di tempo per fare la spesa nella vostra dispensa. Non vi scordate niente, altrimenti dovete usare il campanello, mentre se vi ricordate tutto potete usarlo per avere una mia consulenza manuale più tardi. Pronti? Via! Frutti di mare ci sono mille tipi. Prendiamo la vongola, il classico che la trovate tutti i giorni. Si sciacqua bene e si batte per vedere se c'è la sabbia e si lascia asporgare in acqua e sale. Si fa un fondo con uno spicchietto d'aglio privato del germe interno. A piacere, peperoncino se vi piace il piccante, un po' d'olio. Fuoco bassissimo. Si tolgono gli odori e si aggiungono i frutti di mare, in questo caso le vongole, a fiamma alta. Coperchio, un po' di prezzemolo, 10 pomodorini datterini tagliati a metà e si fa cuocere per 2 minuti. Appena si aprono, si sollevano i frutti di mare e si mettono via. All'interno mettiamo la pasta, qualsiasi pasta cotta 3 minuti in acqua e poi si finisce lì. Acqua di cottura e frutti di mare alla fine. Stop al tempo! Eccomi. Carciofi, scialatielli, vongole, cozze. Li hai riconosciuti? Certo. Ma dai. Poi dopo diremo anche come si fanno quelli freschi con il ferretto. Hai riconosciuto, c'è una giacca bianca addosso. Non faccio no, il dottore. Ma è bravo, è bravo. Andrea, da buon genovese, ha portato basilico. Il basilico, linguina, pinoli, cappasante e pesto. Vabbè, ci siamo super capiti. Molto bene, molto bene. 10 minuti di tempo per stupirci, via. Oh, io non solo ho dato gli ingredienti, ma sono andato anche di fila con la ricetta, perché sì, è così semplice, certo, diciamo, usare i frutti di mare. Se non si fosse capito bene il tutto, il trucchetto qual è? È che se si aprono i frutti di mare in padella e poi ci si mette la pasta e si risotta tutto dentro, i frutti di mare si asciugano. Certo. Allora, i frutti di mare appena si aprono si sollevano, si mettono via e si coprono con un coperchio, così rimangono col suo vapore. Sì. Si tuffa la pasta in acqua 2-3 minuti, poi si risotta in padella con l'acqua di cottura. Così certo, è tutto bello cremoso e poi il frutto di mare carnoso alla fine. Esatto. Quindi c'è quella mossa. Dice esatto, più. Guardandomi come di tanto non li faccio. No, non lo faccio perché penso che la cosa più difficile è andare al mercato. Attenzione, vai, corri. La cosa più difficile è andare. Che devo fare? Se mi pulisci le capesante. Bene. Te l'ho detto. Va al lavoro. Te l'ho detto. Ecco, infatti, vedi che fai quello che devono fare al mercato poi. Quando uno va a comprarli, scusi, che me li pulisca? Ma che ci. Che ci vuole? Che ci vuole? Non ci va, non ci va, Simone mio, non ci va. Cos'è che non ci va? Di pulire a casa, non ci va, capito? Guarda quanto ci vuole. Intanto Andrea ci dice cosa fa. Allora, io faccio un frutto di mare con un richiamo alla mia Genova, quindi un pesto leggero con basilico, pinoli, aglio, ma senza formaggio. Ah, ok. Quindi ricetta piuttosto semplice. E come mai la scelta della cappasanta? Perché la cappasanta è un frutto di mare dimenticato. Come dimenticato? Come dimenticato? La mattina ci fa colazione, fiammetta fatta. L'unica cosa che posso dirti è un po' diverso dagli altri frutti di mare, perché non è salino, non contiene acqua salina all'interno. E in Italia, ti dirò, più verso Venezia si trovano ancora proprio chiuse, più... diciamo, non ti dico più fresche, però non si questa si vende sempre aperta, già a mezzo guscio. Invece l'unico posto dove le ho trovate ancora chiuse, proprio ancora sabbiose, è stata a Venezia. Ti servono subito?
No, adesso continuo io, grazie. Ok, vuoi che ti stacchi il corallo dalla noce o no? Corallo no, no, rosso. Va bene così. Perfetto, sono stato bravo. Allora, questi te li metto via, ti possono servire? Lasciali lì, ci penso. Vediamo. Okay. Allora, c'è un cucina e Maria Teresa pulisce, questa è la regola in casa. In casa okay. È così. Ok. Infatti mi manca un po', userò te come... Allora, capiamoci, il campanello è già suonato. Tranquillo. Senti, dici come fa, perché penso che ogni genovese abbia un po' la sua ricettina del pesto. Non vabbè. Ce la guarda, cioè, ma già guardato come dire. Ma perché io sono genovese. Dici i trucchi no? Del pesto. Il trucco del pesto è il basilico nostro. È vabbè. Il nostro basilico. Era una vabbè, Riccardo. La frase sua è il basilico nostro, l'ha detta. Esatto. Poi è solo quello il trucco. Perché qua avete il vostro basilico romano, che è buono, ma... Attento perché qua ti giochi dei voti. No, ma ha ragione lui. No, lì c'è un'aria diversa, più salmastra, piccolino, fresco. Ma c'è anche questa leggenda metropolitana che in realtà in parte è vera, che è quella che se tu prendi il basilico a Genova e si fa il pesto a Genova, lo chiudi e te lo porti via, è buono. No. Ma se tu prendi il basilico, lo porti via fresco e te lo fai a Roma, perde già il basilico. Ma ti dico già un'altra verità, che secondo me se lo fai a Genova il pesto e lo mangi a Roma è già diverso ancora che mangiarlo a Genova. Andiamo da Paola e vediamo cosa fa. Carciofi saltati in padella. Quella Roma, eh? Infatti. Roma, brava Roma. Perché lei è salernitana d'origine. Vero. Quindi si è portata. Mi piace questa cosa di portarsi dietro un elemento della tradizione che è lo salatiello. Certo. Ma prima di andare avanti con la ricetta, sì. Che per ora stiamo aprendo frutti di mare con l'aglio e olio e stanno saltando i carciofi. Ma i veri salatielli, no? Quelli freschi, l'hai mai fatti col ferretto? Col ferretto dell'ombrello si fanno, che è squadrato, si tirano. Io ho lavorato in un ristorante dove facevamo gli salatielli così. No, io in verità il più delle volte li compro, cioè brava. Per essere sincera. Okay. Come fa Riccardo però, Rossi? Ho elaborato una versione da fare a mano, senza il ferro. In realtà lo salatiello si presenta, come poi vedrete, come una fettuccina più spessa e più corta. E il nome richiama il capello spettinato, scialato, i scialatieli, perché poi nel piatto danno questa vivacità del capello quasi spettinato. Ma questi sono di grano duro, questi però sono si fanno anche di acqua e farina. Acqua e farina, qui si aggiunge, volendo, prezzemolo o basilico, pecorino, latte e un uovo. Quella è proprio la tradizione amalfitana, la ricetta tradizionale amalfitana ti presenta questa aggiunta nel pasto. Mangia anche molto bene da quelle parti. Sì. Tra l'altro di frutti di mare so che sei un'esperta, perché lei è una macchinetta ad aprire i ricci di mare, che non è facile. È vero, me l'ha insegnato una signora in Grecia, tra l'altro con la forchetta, se c'è una forbice vai più velocemente, sicuramente fai meno danni. Ah, non con il coltellino? No, sì, praticamente prendi il riccio, il dente della forchetta la usi a mo' di apriscatole, se c'è la forbice ancora meglio. Buoni i ricci, buoni i ricci. Quanti minuti? 3 minuti. Allora, visto che prima... Nella semplicità ho voluto metterci tutto il procedimento. Vi ripeto leggermente la preparazione per fare la pasta con le vongoline. Allora, aglio alle peperoncine, si tuffano i frutti di mare, lì fiamma alta con coperchio, così si aprono. Appena cominciano ad aprirsi si sollevano e si mettono in un altro contenitore con il coperchio, così il suo vapore li tiene umidi e caldi. Poi in padella avranno lasciato tutto il sughetto, quindi che sia un gnocchetto sardo, uno spaghetto, un maltagliato, va messo dentro e risottato con l'acqua di cottura della pasta stessa, in modo che possa assorbire bene il sale. Poi potete aggiungere zucchine grattugiate, del prezzemolo, della mentuccia fresca per profumare, della scorza di limone. Alla fine si riaggiungono i frutti di mare soltanto quando la pasta è già stata impiattata, così quella rimane cremosa e il frutto di mare carnoso e non gommoso. Mancano 3 minuti, qua stiamo sgusciando i frutti di mare, finendo i carciofi e finendo i salatielli, mentre Andrea sta saltando le cappesante e ha già tuffato le linguine da un pezzo. Il pesto è pronto. Li stanno facendo entrambi in bianco poi? Meno male. Ah, a differenza di... A me piace il bianco. Sì, anche io preferisco in bianco. Sì, oppure 2 dadini, proprio pomodorino fresco appena, ma non sugosi. A me per il temperamento poi del piatto, perché abbia temperamento, mi piace molto che quando sono aperti i frutti di mare, che quindi rilasciano la loro acquetta, si passa quest'acqua attraverso una telina per la e quindi...
E quindi c'è il sapore nella salsa di mare vero, molto buono, cioè è un accorgimento da non dimenticare. Tra l'altro loro lo stanno, lei, perché lui sta usando una cappasanta che non rilascia questo tipo di liquido, lo sta facendo a scotto i frutti di mare, appena aperti un po' li hai sgusciati in padella, adesso sta risottando la pasta con l'acqua di cottura stessa. Io torno qua così vediamo l'impiattamento, perché adesso è il momento anche di pensare a mettere tutto nel piatto, perché avete poco più di un minuto. Ah, in cottura lo metti? Sì, spegnendo, facciamo saltare. Ok. Si vede, ragazzi, che è un po' lavorato. Ragazzi, ma lì facciamo Caserma. Un applauso che c'ha questa... Oh. Anche Paola ce l'ha, perché io vorrei metterla di fronte a un bella scatola così di frutti di ricci. Perché una volta lei ha fatto un viaggio in barca e il... Raccontaci questa cosa. Sì, è un viaggio in barca alle Eolie. Il marinaio della barca conosceva un posto privilegiato dove trovare i ricci di mare. Viene con questa nassa piena di frutti di mare. E, 30 secondi. E sbotta, perché in realtà li deve pulire tutti lui, ovviamente con una certa difficoltà. Io mi propongo ad aiutarlo e lui mi dice sì, sì, poi arriviamo alla guardia medica. E morale l'ha fatti tutti lei. L'ho fatti tutti lì. Io e lui ha detto femmina di mare fosti. Era greco il marinaio. Sì. Allora, perfetto, io ho bisogno. Stop al tempo. Ah, tre, eh? Grazie per aver pensato anche allo chef. Sto scherzando. Un attimo solo. Stop. Non posso lasciartelo oltre. Il carciofo al volo. Non è presentazione, solo... Esatto, sì. Questo è gusto e creatività. Basta. Allora, ammonita per prolungamento di tempi di impiattamento. Io faccio così, guarda, perché sennò non so come portarli. Porta tutto il coso. Tutta la sapienza. Sì, muore l'alzatina oggi, via. Guardate, raga. Allora. Ammazza. Paola ha fatto uno salatiello. Che poi questo impiattamento di corsa è quello che piace a Riccardo. Sì. Salatiello con cozze e vongole, carciofi. Un po' di limone hai messo anche, vero? No, il limone nei carciofi per acidulare l'acqua, certo. Ok. Ammazza. È giusto pure il piatto, arancione. Guarda come ci sta bene. Allora, saporita. Mi piace l'idea del carciofo, perché si sposa benissimo e non... cioè, si bilancia bene comunque con gli altri sapori. E secondo me la scelta della pasta è perfetta. Che lo salatiello con frutti cotta, di mare. È il dente? È troppo al dente. Troppo al dente. Troppo, sì. È ancora rigida proprio la pasta. Allora. Adoro questa caciara nel piatto. Visto? Conosco ormai. Si sente bene tutto. Mi piace molto. Poi c'è anche un po' di vino, credo, no? Sì, infatti a me piace anche tantissimo. Mi piace molto. La pasta non è colpa sua, poveraccia, 10 minuti. Perché questa era secca, la versione di semola secca. È molto al dente. Non quella fresca. Diciamo che è proprio cruda. È molto bello che ci sia questo tipo di pasta, perché c'è una creatività nei formati di pasta straordinaria. Questo è un tipo di pasta che non è andato a nord, come gli spaghetti, perché tu dici lo scialacello, boh. Allora, vediamo così. Mi ispirano entrambi, infatti mi sono munito di forchetta. È andata cozze e vongole forte di sale, però è un piatto molto saporito e c'è questa fusion tra la Campania e Roma e dintorni, che è la fusion mediterranea, sì. Molto carina. Ok, adesso farò una cosa che... Mentre noi assaggiamo No, farò una cosa diversa, che è questa. Attenzione, cambia cuoche e fiamme.
Sì, magari la regia succederà. Uraneo, ammazza, però, ragazzi, visto che lo ha preparato, è un cambio di format, attenzione, in diretta. Assaggiarlo, però il giudizio me lo date comunque in ordine. Urlando tutti e tre contemporaneamente. No, prima Chiara assaggia, voi intanto potete partire. È quasi tutta una forchettata, vi piace? Guarda, è quasi... Beh, uno la prepara. Sì. Ma potete già mangiarla, poi sì, pian piano. Andiamo avanti, io... Pesto buonissimo. Buono. Se me lo sbagliava... No, infatti. Non hai messo l'aglio nel pesto? Pochissimo. Pochissimo, ecco, infatti è splendido il pesto e secondo me sta molto bene con la capasanta. E poi mi piace l'originalità di dire spaghetti ai frutti di mare, usare comunque un frutto di mare che non si usa tantissimo per una pasta di solito, sempre più gratinato, come dicevi tu. Quindi mi piace, buono. Riccardo. Che hai fatto ieri sera, Simon? Io sto pranzando. Sono andato... È una chiacchierata questa tra amici. Tutti e tre a mangiare. Ho visto al cinema, che hai visto? Ti è piaciuto? Niente cinema. Non sei andato? Vino rosso, letto. Vedi? Ma io invece ho visto un po' la partita. Insomma, com'è sta pasta? Molto buona. Molto buona, cotta molto bene. Ho beccato pochi frutti di mare, ma non importa. Pesto stupendo, quindi... Vai, ti ammetto. Va bene così, come vedi. Me l'ha tirata breve perché vuole andare avanti, vedi? Peccato che non c'è per te. Vedo che ci tenete a lasciare una forchettata. Beh. La cosa interessante di questo pesto è che, a parte l'uso molto scarso dell'aglio, è che non c'è formaggio. Esatto. Hai messo il formaggio, questo che è un grande ingrediente base tra pecorino e parmigiano. E questo lo rende, si sente di più il frutto di mare. Quindi è una versione originale. Gessetto. Ah, dobbiamo votare? Ma sì, dopo il vino, tranquillo. C'è un pezzetto di pane? Dai, dammi il voto. Se l'ha mangiata tutta. Qual è? Oh, a lei? Sì. Sì. Ok. No, lei, sì. Paola. Sì. Questo è il piatto di Andrea. Ma che mi hai tolto il piatto? Sei un giurato. 14-12 per Andrea. Bravo. Dopo sceglie lui, prima pubblicità. Bentornati in studio. Abbiamo fatto due paste con i frutti di mare. Andrea vince per 14-12, quindi solo due punti, erano fantastiche entrambe. E adesso deve scegliere lui tra pesce spada o carne macinata. Pesce spada. Visto. Rimaniamo sul pesce. Bene. È l'ingrediente principale della prova di creatività. Pesce spada. Super versatile, una bella trancia, già senza la parte centrale, elaboratela. Questa è una prova dove voi potete personalizzare, serve la forma, serve un po' di presentazione, soprattutto il gusto e la creatività. Avete sempre 30 secondi per fare la spesa, da adesso, prego. Io vi spio anche un po'. Qua prendiamo pane, porri e patate bollite. Qua per ora siamo sugli odori, quindi basilico, pepe nero, olio di semi d'arachide, pane e uova, che sa di crocchetta, che di qua pane bianco, prezzemolo, pepe, farina, olio e aglio. Farina anche di qua, mozzarelline, stop al tempo! Grazie. Stop al tempo, pistacchi, arancia, mancava qualcosa del sud, ora c'è. Molto molto bene, avete ancora 10 minuti di tempo, stupiteci, via! Ok, allora, io avrei bisogno di te, Simone. Dimmi tutto. Mi taglieresti il pesce spade in proprio pezzettini piccoli per triturare? Poi mi serve anche la melanzana, se me la sbucci e me la fai a cubetti. Mi fai due dadolate, per favore? Due dadolate, tre di dadolata, grazie Simone, senta. Grazie. Serve altro, lascio? Sì, esatto. Bene, che ci fai? Allora, io faccio un'epispada.
Un happy? Spada. Spada? Spada, spada, spada. Ah, ok. Sì, praticamente voglio simulare il cocktail per eccellenza, che è il cocktail martini. Sì. Però con l'oliva, una polpettina di pesce spada, che passerò nei pistacchi di Brandt. E nella coppa invece metto una mousse di melanzana. La cosa divertente, 10 minuti? Sì, sì. La cosa divertente, perciò ho bisogno di te. La cosa divertente è che cercherò di fare, ma tra l'altro qui gli ingredienti di origine non sono quelli miei campani, una besciamella di bufala. Una besciamella di bufala? Latte di bufala, sì. Cioè a freddo? No, proprio con farina e latte di bufala, che quando la mozzarella è praticamente molto fresca, ha dentro di sé molto latte, per cui è anche quindi, parecchio salata. Quindi fra 2 o 3 giorni ci inviterà all'aperitivo. Riccardo, sì, porta sì. Il vino, mi raccomando. No, diciamo che più che una ricetta è una fiction, insomma. Che ci faccio con queste? Le metto qua. Sì. Allora, mettiamo tutto qui. E appuntate la grazie, ricetta. Grazie, grazie. Sì. Accendiamo il forno. Andrea che fa invece di là? L'abbattitore pure per dopo. Io faccio una crema di porri con sopra lo spada. Punto. Punto. Ma cosa? Ho visto. Allora mettetevi insieme così facciamo una roba. Ok. Bene, lo spada devi farci cosa? La polpettina, quindi lo faccio piccolo. Sì, sì. Tipo una tartare. Senti, di cosa si occupa questa romana, questa serenitana da piantata in Roma? Penso alla vostra previdenza. Allora il mio codice fiscale è RSS, così uno entra subito nel sito. Ti basta questo? Tutto. Faccio un po' di più? Sì, diciamo che va bene, grazie. Ma Riccardo fa le domande sul lavoro, io faccio le domande più personali. Fidanzata, sposata? No. Single. Un velo di un applauso alle donne single. Certa. Allora, Dopo questa risposta posso fare qualcos'altro per te? Guarda. No, era tecnica questa. Allora, lo spada è qua. Mi inviti a un aperitivo? Ah, Simone mio, mosso affari tuoi. Che fai dopo la puntata? Mai scherzare con lo chef. Sì, mai. Mai. Perché soprattutto se hai un coltello in mano. Sì, esatto. Vengo di qua che è meglio, va. Perché stai più tranquillo vicino al vigile del fuoco. Sì. Che bello, adesso vorrei tanto un flambé controllato da lui, capito? Flambé con l'estintore. Sì. Bene, che ci fai? Allora, qua abbiamo fatto il porro stufato con un pochino di olio e poi ha messo l'acqua per allentare la cottura, esatto, e per ammorbidirlo. Quindi qua facciamo la crema. La crema. La patata serve per? Nella crema per dare un po' più di verve, per legare un po' di più. Qua ho messo lo spada che faccio leggermente infarinato per farlo croccare nella padella bella calda. Mi piacciono le padelle belle calde a me. Bene. E con il pane? Pure a noi. guarda, io non posso far battute, sto buono. Ma a parte quell'anno di lavoro al ristorante all'estero, sì, come ti è nata la passione per la... Che ti serve? Vabbè, nei Vigili del Fuoco fino a poco tempo fa si cucinava nei distaccamenti da 6, a estrazione, uno sempre io. Ti è toccato lo spaghetto più corto. Esatto, okay. Sì, a estrazione si doveva cucinare, ci si inventava, quindi 6 uomini insieme. Poi diciamo che sei stato bravo e quindi tocca sempre a te. Esatto, esatto. Poi piatto forte. Piatto forte mi piacciono tutti i piatti in umido, che sono stuccafisso, le trippe, tutti i piatti con sugo. Maccio, allora, piatti maccio. Con chilo di pane. Non mi piacciono quelli da aperitivo, le cose un po'... Che segno sei, scusa? Io sono un vergine. Riccardo, che segno io sei? Io ho molti pianeti in Vergine, sono lo Scorpione, ma ho molti allora, pianeti. Perché avete una cosa in comune? Sì, entrambi, esatto, odiate i finger food, esatto, e amate i piatti, quelli di sostanza, quelle le porzioni... Prende. Le porzioni a mo' di cupola. Il pezzo di pane che scavi dentro e versi con la padella tutto l'interno, l'intercavello e poi... Così, in modo perché il pompiere deve essere pronto a qualsiasi evenienza. Sì, ma appunto, se ti mangi un pane con l'umido, ma poi rimani lì così fermo.
Beh, le abbiamo messo lo spada infarinato a soffriggere, quindi questo scottato su una crema di cuore e patate. E il pane diventa croccante, perché se prendi un'altra padella immagino che tu lo tossi. Esatto. Perfetto. Se trovo il click, eccolo qua. Mancano 4 minuti. Qua. Cos'è quello sfrigolio? Allora, lei sta scaldando l'olio di semi per friggere la polpettina. Cioè, allo spada che io ho tagliato ha aggiunto. Ho aggiunto pane integrale ammollato. Buccia zesta di arancia, pepe, uovo, sale e basta. Basta. E adesso lo sta passando nei pistacchi e va in frittura per farci appunto un'oliva. Molto molto bene. Beh, ci piace. Ci piace. Pesce spada. Si toglie la parte della pelle e si batte tra due fogli di carta forno leggermente oleati, così da appiattirlo un po'. All'interno metto pane ammollato, anche semplicemente nell'acqua strizzato, e aggiunto di olive di taggia, scorza d'arancia, prezzemolo, insalatine varie, può essere anche semplicemente della rucola tagliuzzata o degli champignon. Si arrotola il tutto e si lascia avvolto in uno di questi due fogli oleati. Si chiude a caramella e si va a cuocere in forno per 12 minuti circa a 190 gradi, così si ottiene una caramella farcita. Poi, con gli stessi odori all'interno, si può fare un battuto, aggiungere dell'olio extravergine, un po' di succo di limone e usarlo come salsa dip sopra. Non è proprio un aperitivo, ma si può presentare come entrée fra due antipasti, come per primo antipasto. Dimmi, dimmi. No, voglio andare da Chiara. Io sono innamorata del suo piatto. Sei innamorata del suo piatto? Sì. Pensi già alla scorzetta d'arancia? Che spada è carinissimo. Che comunque dai, è un nome che ti attira, è carino. E poi mi immagino già l'oliva fatta con il pesce spada ricoperto di pistacchi, quantomeno creativo sicuramente. L'unica mia perplessità è, perché è un piatto piuttosto complesso, se riesce a fare tutto quello però che vedo organizzati tutti e due. Sì, benissimo. Sono entrambi bravi. Sono bravi. Due minuti. Tu mangi sempre carne, però questo spada così no, elaborato lo spada ti ispira? In realtà, sì, okay. Sì. Anche perché poi comunque te lo puoi fare benissimo al vapore o al forno e non succede niente. Quindi sì, va spada... sempre un po' arricchito di, sì. Di sapore perché è un po' spaccioso. Però... Happy hour. Io l'ho battezzata unhappy hour. Perché? Perché normalmente nei bar ti servono per l'happy hour delle cose tremende. Invece qui così uno vorrebbe fare l'happy hour. Al momento perfette con una persona che te la prepara su un bicchiere. L'happy hour si fa in casa. Molto bene, quindi devo smettere di uscire la sera, ho già capito. Sì, te l'ho già detto tante volte, Simone. Eh? Te l'ho già detto tante volte. Ok, lui sta già impiattando, qua stiamo scolando il fritto, manca un minuto esatto. Ce la faremo. Molto bene, molto belle. Posso fare qualcos'altro per te? Non so, oggi mi sento... Mi puoi fare un ricciolo con la buccia d'arancia? Qualsiasi cosa tu mi chiedi. Amici, vediamo l'abilità. Ma guarda, probabilmente ti deluderò un po', Riccardo, perché... Perché? Del brini posso dell'arancia? Farlo con questo o lo vuoi proprio... Deve scendere dal bicchiere. Una rampa elicoidale, per favore. Simone, Dea, le prese con una zucca per Halloween, puoi fare ovviamente un presepe con una zucca sola. Guarda, eccolo là. Guarda. Mamma mia. La devi mettere tu però, No, sì, stop al tempo, è finita la gara da mo. La crema con lo spada croccante, il pane croccante, pronto. E l'happy spada, l'happy... Com'era? Happy spada. Happy spada, sì. Happy spada. Basta. Vabbè, sì. Dai. Okay. Deve scendere dal bicchiere e poi l'hai messo sotto. Benissimo. Vabbè, dai. Bellissimi entrambi. Da applauso. Perché noi siamo qui che, oddio, giudichiamo, diciamo, ma comunque in 10 minuti di fronte a 3 giudici così non è per niente facile riuscire sempre a fare le cose fatte bene, e in questo caso lo sono. Creatività, vi ricordo la crocchetta, ricordiamo che è di spada, pane integrale, profumata all'arancia e fritta in crosta di pistacchi, e sotto c'è una besciamella di melanzana e mozzarella di bufala. Bellissimo esteticamente, valutiamo la creatività qui, quindi secondo me
molto creativo. E mi piace da morire l'arancio, si sente tantissimo dentro, però è bilanciata, quindi sta bene. Molto molto buona, è molto scotta. Creativo. La no. Crema sotto com'è? Buona. Sì, per paura poi me la allora, guarda che faccio io. Immaginami al bar dell'Happy Hour. No, a casa. Ora non si esce più al bar. Faccio tuffare questa pallina meravigliosa, la rotolo nel letto di quello che non mi ricordo. Queste sono quelle che Riccardo è famoso per la quantità industriale. Però lui, sai, è quello che odia i finger food. Io devo dire, comunque, che questo finger food non si può chiamare finger food perché è meraviglioso, è molto no, perché cosa vorresti dire? Questo è un piatto è un finger food, no. È un finger food per eccellenza. No, i due erano tutti piccoli così. No. Ce l'ha con me, eh. Io ho le manone, capito? Ah. Vabbè, ti è piaciuto? Sì, buono. Okay. La cosa molto interessante. Bravo. No, mi capisco, eh. La cosa molto interessante, secondo me, è questo parte del bicchiere, no? Che è fatto con latte della mozzarella di bufala strizzato e la melanzana. E la mozzarella. Piatto di matrice casalinga, ma molto creativo e presentato così, molto originale. Molto bene. Adoro la matrice casalinga. Adoro come ti è venuto. È fantastico. Questo invece è il piatto di Andrea. È una crema di porri e patate con lo spada croccante e crostine di pane. È estremamente delicato. Sembra un piatto fatto da una donna. Cioè proprio delicatissimo. Buonissimo. No, perché ha detto prima di amare sta questi sapori. Un lato molto femminile ce l'ho, dai. Sì, no, è splendido. Quella splendido, caserma delicato. Di pompieri. Non me lo immaginavo, infatti, un piatto così. Molto, molto buono. Molto, molto sì. Bene. Riccardo. Allora, attenzione. Individuo lo spada, non lo confondo col pane. Devo dire che è molto buono anche questo. Devo dire che lì in caserma mi mancherai molto. Buono. I colori sono indovinatissimi, perché c'è questo giallino verdino con lo spada rosa ma appena un po' rosolato. Vediamo il sapore. C'è il morbido della purè sotto, il croccante del pane e non sembra, devo dire, particolarmente un piatto di pesce. Una nota molto armonica ha lui in cucina. Mi sa che questa davvero sfida di oggi si deciderà soltanto ragazzi, siamo alla in fine. Grande difficoltà. Votatemi la crocchetta di Paola. Yes. E adesso lo spada con vellutate di porre e patate di Andrea. Molto bene. Sì. Molto bene, per solo un punticino, 15 a 14, vince Andrea. Siete sempre lì, eh? 29-26, tre punti a cuoche e fiamme non sono niente perché tutto si può ribaltare e quindi ancora devi scegliere tu. Per la prova di presentazione scegli formaggio o verdure grigliate? Verdure grigliate. Ok, le verdure grigliate saranno l'ingrediente principale della prova di presentazione. Verdure grigliate, peperoni, melanzane e zucchine. Un sacco di ingredienti per poterle arricchire, da una frittata alla mortadella, pasta, mozzarella, pomodori. Vostra creatività, ma per fare un piatto che stupisca visivamente la nostra giuria. Non l'assaggeranno. Quindi fatelo bello, magari decoratelo bene, curatene uno in particolare. Via la gara, 6 minuti di tempo. Uovetto di quaglia. Sì. Bollito. E là. Gli è scappato un Eila a Riccardo Rossi, quindi già. Sono come gli ovetti di cioccolato piccoli di Vasco. Sì, quelli ripieni al gianduia. Sì, sì. Che fai?
Dei regalini. Dei regalini? Sì. Per me cosa mi hai portato? È una sorpresa. Bene. Tutto una sorpresa. Ok, però se mi sveli almeno quello che fa la giuria... Sì, allora, dico... con gli avanzi del frigorifero di casa... Ah, ricicli anche regali, quindi. Okay. Sì. Lo fanno tutti, tranquilli. Cambio semplicemente l'involucro, che in questo caso saranno le verdure grigliate. Li leggo con l'erba cipollina, li dispongo sul piatto e un po' come diceva Forrest Gump, la vita è un cioccolatino, non sai mai che cosa ti riserva. E così vediamo che cosa riserva per ciascun giurato, per ciascuno dei miei pacchettini. Chiedo l'aiuto da casa. Vado da Andrea. Che fai, Andrea? Io faccio un rotolo di verdure grigliate, ecco. Una specie di salame. Quindi usiamo le verdure grigliate. Un manicotto. Sì. Un manicotto. Salame. Non lo so. No, era per citare la terminologia delle pompe che avete. Perché tu sei un eroe per noi. Allora, niente, mettiamo le verdure in senso. Che ci metti dentro a questo rotolo? Verdure grigliate e poi facciamo. Cioè, ho fatto un pesto. Un questo è uscito un po' diverso da quello di prima. Sì, però di un olio aromatico di rucola. Esatto, dai. Rucolo con una punta d'aglio. Ah, proprio solo verdure? Tutto solo vegetariano. Verdure, okay. Tutto vegetariano e poi vediamo un po' di colorarlo un po'. E poi l'hai rubata a qualcuno questa? Ti è venuta così estempore? L'ho rubata a qualcuno, l'ho rubata. Sì? A un collega. Si rubano le ricette. Ok, e poi che ci fai? La tagli? La e poi facciamo, lo tagliamo e facciamo una specie di salame. Vediamo un po' se viene. Porca! È venuto benissimo. E vado da. Anzi, anche Paola la lascio lavorare. Vado da a casa io. Vado a raccontarvi come vorreste rivisitare delle verdure. Verdure grigliate a piacere, qualsiasi sia la verdura tagliata a pezzettoni grossolani col coltello, la tritate. Aggiungete un po' di mozzarella di bufala e pan grattato, un po' di parmigiano grattugiato e riempite dei paccheri. Bolliti e scolati piuttosto al dente. Li mettete tutti su una teglia, potete aggiungere ancora mozzarella e grana sopra, li lasciate in frigorifero al momento del servizio e le passate al forno soltanto a gratinare. Molto profumate, costano poco e avete un piatto vegetariano al forno gratinato molto molto buono. Allora, io voglio sapere da Chiara un modo carino per riciclare delle verdure che possono averti mandato sul web. Buttarle tutte. D'accordo. No, per dire adesso. Il pacchero te lo mangeresti anche te, secondo me, il farcito con la mozzarella filante sopra. Sì, io riciclo, proprio un piatto. Appunto, però magari uno ha tutte le verdure grigliate usate per un arrosto. Così, faccio insieme una scarpetta, finito. Insomma, prendi il pane intero. Okay. Scherzo, sentiamo Chiara. Quei tre metodi lì. Sì, esatto. Invece cosa ti scrivono cosa sul più food blog? No, allora, per riciclare delle verdure, sì, magari del giorno prima o cose del genere, si possono fare o delle salsine, per cui frullate, fai delle creme, ecco, anche lì potresti usarle per fare dei finger food, oppure anche modo sacchettino, per cui, non so, con la zucchina fai il rotolo, si possono vendere come dei carini. Pa. Esatto. Sì, lei sta facendo proprio dei fagottini. Anche per le tartare, per esempio, fai una tartare di manzo, una la avvolge nella zucchina, una nel peperone, esatto. Una nella melanzana. Io già te l'ho detto. Tu già, ma ti salto a priori, voglio direttamente. Chiedi a Fiammetta dove ha mangiato grande Buona, perché... avanzo di verdure. No, io voglio sapere una volta in Minnesota. Io voglio sapere da Fiammetta invece se sono passate le verdure, cioè nella ristorazione, perché con Fiammetta parlo di ristorazione. Grazie. E... Sì. Le verdure al centro del piatto. Oh. Sono passate dalla periferia del piatto, il contorno, al centro. Comandano loro. Questa è filosofia! È storia del costume culinario dentro un piatto, capisci? Ovviamente questo argomento te lo prende dalla A alla Z. Vi interrompo perché mancano 30 secondi e voglio vedere a che punto si ha. Ah, ok. Abbiamo rimediato l'emergenza. Ok, mozzarella e rotolo di verdure. Che carini, fagottini con la mortazza dentro. Qua siamo sempre nell'ambito del finger food, mi sembra di capire. Pochissimi secondi dovete mettermi il piatto sull'alzata e Paola, stavolta sono intransigente. 5, 4, 3, non so se ti metto l'ansia, 3, sì, credo proprio di sì, guarda. 3 qualcosina. È finito il tempo, signori.
fine, fine, okay. Basta, fine, fine. Molto, molto bene. Colorati, brillanti, freschi. Riccardo si fa l'applauso da solo. Ti lascio per... Applauso, continua. Pubblicità. A tra poco. Bentornati in studio. Una delle gare più belle mai viste, 29 a 26 per Andrea, punteggio altissimo, stati bravi su tutte le preparazioni, su tutte le gare effettuate e per finire, come sempre, c'è stata quella di presentazione, dove Paola ci ha fatto dei regalini, ovvero un dado di mortadella, oppure una pasta, oppure una mozzarella o un ovetto, insomma la sorpresa dentro le verdure grigliate. Allora, guarda, pur non vedendo tutti i regalini dentro, perché ad esempio questo non si vede, ti viene comunque voglia di prenderli per scoprire. Grazie. Cosa c'è dentro, quindi direi che l'effetto è assolutamente riuscito, molto carino, molto bello e non sembra neanche una cosa riciclata, tra virgolette, sembra fatta apposta, quindi doppiamente bravo. Io concordo pienamente con quello che ha detto Chiara Maci, è veramente un piatto dove è molto difficile resistere, è durata tra le mie mani di questo piatto, stiamo parlando di 18 secondi circa. E vi ricordiamo che al signore che non gli piacciono, esatto, i finger food, questi sono finger food. Esatto. Molto bene. Comunque non era un riciclo ma un'esaltazione, esatto, delle verdure grigliate nel piatto. Bene. Vedi che piano piano cambi? Piano piano. Plasmiamo. Era un'esaltazione delle verdure, ma anche con il riciclo, perché lei, sì, ha messo dentro, per esempio, un pacchero, evidentemente avanzato. E vorrei sapere chi l'ha lasciato quel col pomodoro. Qui dentro c'è un dado di mortadella e la cosa molto carina sono questi piccoli pacchettini confezionati così con l'elemento sorpresa. Esatto. Molto carino, devo dire. Molto anche bene. Messo così in lunghezza. Sì. Brava, sì. Questo è il piatto di Andrea, invece. Ha fatto un rotolo nella pellicola con tutte le verdure grigliate, le ha accompagnate con la mozzarella e un pesto di rucola. Allora, qui io mentre lo faceva mi chiedevo come potesse stare insieme questo rotolo, invece effettivamente è riuscito ed è venuto anche bene. È un pochino più disordinato magari del piatto precedente, però sicuramente ti viene voglia di mangiarlo. Che è abbondante, buono, non è un finger food, però è un bel modo di riutilizzare delle verdure. Dunque, devo dire che visto, essendo questa la gara di presentazione, questo piatto ha una caratteristica. Se tu guardi bene questo dall'alto, sembra in animazione un explosion. Per cui ti sembra che è una cosa che... Shum, pam, ha fatto tutta questa roba qua. Che effettivamente fatto da un vigile del fuoco, ci sta. Perché effettivamente è proprio una rappresentazione. Mi sembra effettivamente più disordinato, più sconnesso. E devo dirti che effettivamente quella mozzarella è meravigliosa. Però effettivamente... Sì, lui ha elaborato il rotolo, esatto. A lui piace la mozzarella. Sì, Pensavo tu dicessi il pomodoro. Però c'è sostanza, io, sì, trovo che in qualche modo è un piatto che piace, no? Anche come presentazione, ti dà l'idea. Sì, è un po' ruspante, però ti dà soddisfazione, diciamo che è un piatto molto virile, come il massimo che un uomo possa fare dal punto di vista della presentazione, con la sua fantasia modesta rispetto a quella delle signore. Ecco, allora qui mi prendi nel personale, vabbè. Su virilità e fantasia, però non posso dire niente, votatemi il piatto di Paola, sì, che è meglio. Ma certamente... E questo è il piatto di Andrea. Ragazzi, per una volta colpo di sera. Concorde. Attenzione, perché per 15 a 9 vince Paola, si prende 6 punti di più, recupera da 29 a 26 che erano prima, vince di 3 punti la puntata. Brava. 41 a 38.
Se la matematica non mi inganna. Devo però. No, devi darmi un vaso prima. Fare i complimenti allo sfidante che salta la mia vittoria. E poi grazie per la collaborazione. Allora, lei si porta a casa il kit di Cuochi e Fiamme, l'aperitivo con lo chef perché l'ha detto, e voi venite con me che ci andiamo a mangiare i regalini di Paola e il cannellone di verdure di Andrea. Voi state qui tutti i giorni con noi a Cuochi e Fiamme. Dov'è il salame? Dov'è il salame? È caduto il salame. Questa è stata la più bella presentazione che ho mai visto qua a Cuochi e Fiamme. Ma davvero? Sì, io volevo mettere anche una fogliolina di prezzemolo che faceva tanto tempo. Faceva un po' l'agrifoglio. Sì, siete stati molto bravi. Come giusto. Ragazzi, forse ci sono la casa.